Io consiglierei un classico, anzi un classico anche duro e un classico anche pesante, cioè consiglierei dopo tutto Delitto e Castigo di Dostoevskij, perché uno è lì e su quelle cose lì si misura con i grandi temi e con la grande scrittura, cioè l'importante prima di tutto è vedere l'altezza delle montagne, dopodiché uno può andare anche in collina, ma è bene che sappia che c'è l'Everest anche. In alternativa direi forse altra montagna, Guerra e Pace, lì forse è più facile ed anche più divertente in qualche modo. A 20 anni ero già all'università, naturalmente, anche perché io sono andato a scuola un anno prima, quindi a 20 anni ero all'università, facevo lettere, ma forse è più interessante chiedermi 22 anni, cioè quando ero al liceo ancora. Dice cosa facevo, cosa volevo fare? Questo, esattamente quello che sto facendo, cioè io allora ho pensato una specie di carta geografica che poi ho riempito nel corso di una vita, insomma nel corso di una vita ho fatto quello che volevo fare, quindi era il destino, era proprio il destino. A 20 anni avevo appena incontrato Francesco Arcangeli all'Università di Bologna e mi ero innamorato, ecco, mi ero letteralmente, ero stato captato e sedotto e tutto è andato avanti così. C'è questa dimensione di raccolta, c'è questa dimensione raccolta che è bella, c'è questa intensità, questa specie di concentrazione, insomma, di teste, di facce, di amore, fondamentalmente di amore, insomma, di amore, cioè tutti amiamo la stessa cosa, tradotta in pratica vuol dire libri, in realtà amiamo la bellezza, quel buco dentro alla vita che è l'arte, cioè la letteratura, cioè la pittura, cioè l'arte in tutti i sensi. La città di Pordenone, quello che mi è rimasto impresso è il Pordenone, che è uno dei pittori che amo in assoluto di più nella mia vita, insomma. Oltretutto, tra l'altro, il Pordenone ha un capolavoro nella cattedrale di Cremona, uno forse il suo capolavoro è nella controfacciata della cattedrale di Cremona, ma è una cosa bellissima che io ho amato fin da ragazzo, è una delle cose che veramente ho amato fin da ragazzo. Siamo delle talpe, noi scaviamo e ci troviamo bene così.